Alla fine è un pari giusto quello fra Provercelli e Pistoiese nell'anticipo della 18ª giornata della Girone A di Serie C. Al Silvio Piola finisce 0-0, in realtà per quasi 90 minuti ha regnato la noia, perché in quanto ad azioni e occasioni ce ne sono davvero poche da rilevare. La squadra di Mister Pancaro ha condotto una gara attenta, corta, positiva davanti ai padroni di casa che l'hanno messa in difficoltà solo nei primi minuti. Il colpo di testa di Comi che è terminato sul fondo, più tardi Varas che ha intercettato con il braccio in area di rigore, ma il contatto è avvenuto dopo aver colpito con il corpo, tutto quindi prosegue. Al 28esimo ci ha provato Bortoletti, sfiorando il palo, una Pistoiese più viva sul finale dei primi 45 minuti, ma non è successo niente di nuovo e tutti negli spogliatoi. Si è continuato a giocare sul filo dell'equilibrio anche nella ripresa. La Provercelli ha confezionato qualche occasione, come la traversa di Comi. Dall'altra parte la squadra di Mister Pancaro è riuscita a conquistarsi diversi calci d'angolo. Più propositiva ha colpito il palo con la punizione di Cerretelli. L'episodio che ha frenato la crescita arancione è stato all'84esimo, espulsione di Bordin. Il centrocampista arancione ha preso il secondo giallo e ha dovuto lasciare il campo. I ritmi così sono cambiati e si è tornati alla calma piatta con gli arancioni che in inferiorità numerica sono riusciti comunque a difendere il pari, a portare a casa un buon punto. Terzo pareggio consecutivo per la Pistoiese che sale a quota 22.